Buongiorno, siamo a Varese, capoluogo di quella provincia che si sta rivelando nell'epicentro della pandemia, di questa seconda ondata di pandemia. Più precisamente siamo davanti all'ospedale di Circolo che si è trasformato nella struttura in prima linea nella gestione di questa emergenza. Una struttura che al momento accoglie il maggior numero di pazienti Covid a livello nazionale. Tra poco entreremo proprio nel lab Covid per fare il punto con il suo direttore, il professor Francesco Dentali. Professor Dentali, com'è la situazione adesso? Allora, la situazione è abbastanza delicata, nel senso che noi abbiamo al momento circa 640 pazienti Covid positivi, stiamo facendo fronte alla situazione, però i ricoveri di pazienti positivi continuano ad esserci. Abbiamo avuto un lieve calo nel weekend, ma negli ultimi due giorni c'è ancora un numero consistente di pazienti. In tanti però fuori da qui continuano a negare o a minimizzare l'impatto che questa malattia sta avendo. Qual è il suo messaggio per queste persone? Io sono rimasto sgomento, sinceramente. Penso che si debbano separare i due piani. Nel senso, è difficile per tutti, è un momento difficile per tutti. So che tutta una serie di misure restrittive che sono necessarie per fermare la pandemia dall'altra parte rendono la vita delle persone molto più difficile, perché persone hanno perso il lavoro e persone non possono vedere i propri cari. Questa cosa vale anche per noi, vale per i medici, vale per gli infermieri che fanno turni di 12 ore e saltano i riposi. Allora distinguiamo i due piani. Siamo tutti infelici di quello che è successo, però l'unico modo per tornare a essere felici e uscire da questa cosa è crederci. Lo dicevo prima, abbiamo diverse persone, ahinoi, e mi dispiace per loro, che sono ricoverate in questo momento, che sono negazionisti e soprattutto ormai ex negazionisti, perché si rendono conto di quello che sta succedendo. Stamattina è entrata la moglie, ha raggiunto il marito che è stato ricoverato qualche giorno fa e sono una coppia di ex negazionisti e lui non sta per niente bene. Quindi per favore, io lo dico per tutti voi, state attenti, e per tutti noi, per noi e per le nostre famiglie. Ormai siete qui da mesi a lavorare in questo reparto, com'è psicologicamente avere questa quotidianità così complessa? È dura, ci sono degli alti e bassi perché abbiamo persone che vanno molto bene e ci danno grandi soddisfazioni e abbiamo altre persone invece che purtroppo fanno un po' più fatica e avere questa consapevolezza del fatto che sono da sole è quello che ci dà più fastidio, ci rende più tristi, proprio questa mancanza di relazione che è sempre stata fondamentale nell'assistenza, la relazione col parente, la relazione col paziente stesso, questa mancanza di comunicazione come era una volta, cioè si è dovuto cambiare la comunicazione e di conseguenza questo a volte destabilizza ancora perché è da troppo poco tempo che lo facciamo e speriamo di finirlo anche in tempi rapidi, ma tutto dipende dall'evoluzione della pandemia, purtroppo. Fuori da qui però c'è ancora chi sostiene che tutto questo non esiste oppure che non è così pesante il suo impatto. Voi cosa ne pensate? Io penso che ognuno è libero di pensare quello che vuole, purtroppo però questa cosa esiste, è vera, è facilmente visibile e io credo che, cioè, indipendentemente da quello che diciamo noi sanitari, che è una verità del fatto che è in giro, mi piacerebbe veramente che loro si mettessero nelle condizioni di pensare che è vero che noi abbiamo sempre avuto il lavoro a contatto con una malattia, ma è vero anche che abbiamo sempre avuto, come dicevo prima, un canale comunicativo totalmente diverso che ci permetteva di affrontare le giornate in una maniera diversa. E la cosa che veramente è triste, oltre a tutto, è la solitudine di queste persone, che viene percepita dai loro occhi e dai loro sguardi che cercano di capire chi c'è dietro quella cuffia e quegli occhiali e quella mascherina.